Ciao amici, ciao amiche. Quali sono i 5 killer della seduzione? Questo per la rubrica top 5. Allora, il primo è essere sempre compiacente, perché ti fa sembrare, o sei probabilmente bisognoso, ti fa sembrare zerbino o zerbina. Essere sempre compiacente vuol dire che tutto ciò che lui o che lei dice va bene, è giusto, è la cosa migliore. Sei d'accordo? Non c'è cosa migliore di quella che lui dice. Se tu continui in questo modo, verrai, diciamo, scartato o scartata. Non verrai, non si coinvolgerà nessuno, insomma. Il secondo killer della seduzione è quello di voler essere sempre perfetto. Cercare sempre di essere perfetto perché la perfezione non esiste. Nel momento in cui tu cerchi di essere sempre perfetto, perfetta, ti troverai, diciamo, perché questa è la realtà, una dissociazione tra l'immagine ideale e l'immagine reale. Quindi ti sentirai inadeguato, ti sentirai inadeguato. E questo ti inficerà il tuo modo di comunicare con la persona che ti interessa. Quindi pensare di voler essere perfetti in ogni situazione è un grave errore, un grosso killer della seduzione, perché se tu sei sicuro di te, puoi anche non essere perfetto una volta. Puoi andare, che ne so, con la barba sfatta magari e essere seduttivo e coinvolgerla lo stesso. Anzi, se sei in una situazione, per dire, in cui ti trovi, in cui sei cosciente, che potresti anche migliorare, diciamo così. Ma riesci comunque a coinvolgere, riesci comunque a sedurre, è un bel botto di autostima, perché dici anche in questa condizione che potevo essere migliorabile, diciamo oggettivamente, riesco comunque ad avere successo. Quindi è ovvio che poi devi curarti, devi prenderti cura di te, questo è fondamentale, ma il mito della perfezione è un mito da sfatare perché uccide la seduzione, cioè le capacità, ti impedisce di tirare fuori le capacità di sedurre, diciamo. E un altro killer è quello di essere scontati. Essere scontati vuol dire essere prevedibili, che l'altra persona o l'altro sa sempre esattamente quello che fai, sempre esattamente quello che dici, non ci sono, diciamo, non hai nulla di nuovo da dare all'altra persona, quindi sono solo stimoli istituzionali, noiosi, scontati e quindi il canto del cigno della seduzione, la criptonite per Superman, la seduzione. E un altro, il quinto, diciamo, il quarto punto è quello di essere troppo pressante o troppo pressante, cioè fare pressing, insistere e mandare 250 messaggi. E ogni momento chiedere dove sei, cosa fai, mi pensi, non mi pensi, ma quanto mi pensi, e ti voglio vedere, vediamoci, e dove sei, e facciamo. Sono tutte cose che, diciamo, ti rendono antipatica, o antipatico, ti rendono noioso, ti rendono noiosa, ti rendono bisognoso, quindi da evitare, fondamentale, da evitare. E il quinto punto è quello di voler essere sempre con lui, sempre con lei, cercare ogni occasione, diciamo, per stargli appiccicato, appiccicata, evitare, rinunciare a tutto per passare del tempo con lui o con lei. Questa è un'altra cosa che ti fa sembrare comunque bisognoso. Queste sono le applicazioni pratiche, diciamo così, per non essere etichettati come bisognosi, prevedibili e noiosi, che poi fondamentalmente sono le cose peggiori cioè nella seduzione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda. Mi raccomando, la domanda va postata nei commenti e riceverai un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!